Ma poi Qual è, sono Paolo? affettuoso, anche con le scopamiche, cioè mi prendo cura di loro come una fidanzatina, ma non sono fidanzatine, però non lo faccio come una fidanzatina, però non è che tipo ok, adesso alzati e vattene, non lo faccio. Puttana, fuori dal cazzo. No, c'è qualcuno che mi ha raccontato una roba del genere, prego, Minchia. non dico il peccatore, dico che è di Ovvio. Milano, però vi posso dire che adesso prendi il taxi, è stata la frase. Sì, ok. C'è anche da dire Se io una roba del che. genere non lo farei, cioè, prima cosa per me è che l'altra persona abbia un bel ricordo, no? Cioè, ma non solo Certo. del sesso, quello non ho paura di niente. Parlo Però proprio la cosa. dell'after. Poi faccio la psicologo perché sono tutte traumatiche, tutte depresse, tutte Che ansiose. ansia. E io gli dico, brava. Come gli uomini vogliono fare sesso Ah, una botta e via e levarsi dal cazzo, le donne pure, eh? Trattarsi male dopo aver scopato è una merdata e una cafonata, a prescindere da tutto, no? Però il fatto di dire vieni da me, facciamo sesso e poi vai a casa tua, io sto a casa, cioè io vado a casa mia, tu vai a casa tua, uomo o donna che sia, anche le donne scopano solo perché vogliono scopare quella sera e basta. Diciamo, può essere, alle a volte. me piace parlare un po', un'oretta prima e un'oretta dopo, così mi sento più Ecco, tranquillo vabbè, ci moralmente. sta, dipende dalle persone. L'importante è essere chiari fin dall'inizio, Sì. secondo me. Cioè, probabilmente tu non saresti nemmeno il tipo che se la tipa ti dice vieni, scopate, ti dice ok, ciao, ti romperebbe i Cringerebbe. coglioni, capito? Anche se c'è l'occasione, però non sto girando la chiave, non so se mi spiego. Sì. Io non ho mai fatto sesso occasionale nella mia vita, quindi in realtà. Ma non penso di essere nemmeno tipa da sesso occasionale, in realtà. Però Anche io sono penso. così, sai, Michelle? Ci abbiamo una cosa in comune. Sì, penso che poi cambia proprio da persona a persona, c'è chi fa volentieri, chi no. Io non penso. Beh, non l'ho mai provato, quindi non lo so, però di fatto non credo mi piacerebbe. Io, questa è l'unica volta che l'ho fatto prima della relazione. Da 19 a 25 anni sono stato fidanzato. Con quello con cui facevo sesso, poi mi ci fidanzavo.